ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare un mi preparo con voi. In realtà ne ho registrato uno non tantissimo tempo fa, però ho deciso di farne un altro perché ultimamente ho ricevuto dei prodotti, delle novità da Benefit, da Pixy Beauty. Questi prodotti tra l'altro ve li ho mostrati in un video di spacchettamento che se ancora non avete visto vi lascio qui nelle schede. E quindi ho detto perché non registrare questo video e non provare i prodotti insieme per la prima volta con voi. Alcuni sono prodotti novità, quindi usciti nell'ultimo periodo, altri invece sono prodotti che sto utilizzando da un bel po' di tempo, che mi piacciono, quindi insomma è un mix di prodotti, alcune novità e alcuni prodotti che invece hanno un bel po' di tempo. E direi subito di partire, sono completamente struccata, la mia faccia non è delle migliori, quindi partiamo. La prima cosa che vado a mettere è il burro cacao sulle labbra, ed utilizzo questo di Puro Bio, il burro cacao rivitalizzante. Non sempre ho il vizio, l'abitudine di andare a mettere il burro cacao sulle labbra prima di truccarmi, però quando me ne ricordo lo faccio sempre. Passo poi a questo gel opacizzante di Benefit, lo vado ad applicare specialmente nella zona T. Questo gel l'ho già provato, mi è arrivato recentemente, però non ho resistito e l'ho già utilizzato, è super rinfrescante, infatti lo adoro per questo periodo perché dà un attimo di sollievo, perché sta facendo veramente caldissimo in questo periodo. E questo gel, oltre ad opacizzare il viso, va anche a rinfrescarlo un attimino. Lo metto appunto specialmente nella zona T e poi vado con le dita semplicemente a stenderlo sul viso e lo porto comunque anche sulle guance. Passo poi al fondotinta. In estate non sempre metto il fondotinta, dipende dall'abbronzatura e dalle imperfezioni che ho sul viso. Ad esempio, questa settimana ho avuto il ciclo e quindi mi sono spuntati un paio di brufolini qui intorno, qui sul mento, intorno alle labbra. E quindi vado ad utilizzare due fondotinta, li mixo insieme perché questo di L'Oreal, il Nude Magic Cushion, è leggermente troppo chiaro, adesso che ho preso finalmente un po' di sole, mentre questo sempre di L'Oreal, l'infallibile 24 ore matte, è leggermente troppo scuro, quindi li mixo insieme e vado ad ottenere un colore che è perfetto per il mio incarnato. E poi vado semplicemente ad applicarlo sul viso, utilizzo questo pennello di Neve Cosmetics per applicare il fondotinta. Lo alterno al classico pennello ovale, questo che ho preparato, questo qui, però alla fine ho deciso di utilizzare questo. Questi due fondotinta mixati insieme, devo dire che non mi dispiacciono, anche se sono in realtà due fondotinta differenti. E poi questo pennello mi piace molto per applicare il fondotinta perché non mangia troppo prodotto, a differenza del pennello ovale che invece mi toglie un po' di prodotto, va a mangiarmelo parecchio. Questo, con questo pennello, non succede. Mi sono dimenticata di utilizzare questo primer di Benefit, che è la novità uscita appunto in casa Benefit. Questo è un primer opacizzante, colorato. Il mio è la colorazione 01. Devo metterlo prima del fondotinta. Mi sono completamente dimenticata, lo metto adesso. Si va a premere qui ed esce il prodotto. Non ne utilizzo tantissimo, giusto qualche goccia, e poi con il dito lo vado ad applicare nella zona T, quindi aiuto, mi sta colando, quindi sulla fronte, sul naso e sul mento. È molto chiaro rispetto alla mia carnagione e rispetto anche al fondotinta che ho utilizzato, si può vedere molto bene che è più chiaro, però devo dire che comunque forse metterlo dopo il fondotinta va anche a illuminare questa zona. Sotto la confezione, se si ruota, c'è la sua spugnetta in dotazione. Utilizzo questa per applicarlo e vado semplicemente a tamponare. Voglio realizzare un trucco veramente molto molto semplice ma super luminoso. In estate adoro i trucchi leggeri ma molto luminosi. Un trucco che c'è ma non si vede. Questa spugnetta devo dire che è abbastanza comoda ed è perfetta se si porta questo prodotto in viaggio, perché così non bisogna prendere anche una spugnetta indicata, insomma, da utilizzare con questo primer. Abbiamo due cose in una. Ok, sono andata ad opacizzare la zona T. Devo dire che era la prima volta che provavo sul viso questo prodotto e non mi dispiace affatto. Anche se l'ho messo dopo il fondotinta, il risultato mi piace molto perché mi ha opacizzato
questa zona. Si assorbe abbastanza velocemente, infatti qua sulla mano mi è rimasto, non riesco più a stenderlo, quindi ne prendo ancora una goccina e lo vado a mettere ai lati del naso e lo porto verso le guance appena appena, visto che è la zona che tende a lucidarsi maggiormente. Prima di passare al correttore vado ad utilizzare questo primer sulle sopracciglia di Benefit. Questo primer lo sto utilizzando da tutti i giorni, da marzo, da quando me l'hanno mandato. Pensavo durasse meno e invece non è ancora finito, quindi devo dire che dura parecchio. Lo vado ad applicare semplicemente sulle sopracciglia. Questo primer mi piace molto perché va a fa durare maggiormente la matita che andrò poi ad applicare in un secondo momento. Intanto che aspetto che il primer si asciughi perfettamente, passo al correttore ed utilizzo questo di Benefit. Questo è il correttore illuminante e in quest'ultimo periodo lo sto utilizzando tantissimo proprio perché, come vi dicevo prima, voglio ottenere un trucco super luminoso e questo correttore è veramente pazzesco perché va a illuminare tantissimo la zona del contorno occhi. Ne prendo un poco all'anulare e poi vado semplicemente a picchiettarlo sul contorno occhi. Lo vado a stendere anche sulla palpebra per uniformarla. È un correttore che si stende veramente benissimo, potete stenderlo come sto facendo io adesso con il dito oppure anche con una spugnetta leggermente inumidita. Adesso passo alle sopracciglia e vado a ritoccarle, a ridefinirle con il Cabrow di Benefit. Questo nella colorazione 05 e forse tra tutti i prodotti per le sopracciglia, per andare a riempirle, questo è il mio preferito. Ha anche lui il suo pennellino applicatore in dotazione e vado semplicemente a riempirle. Tra l'altro ragazze, nell'ultimo Get Ready With Me, che se ancora non avete visto magari vi lascio qui nelle schede, vi dicevo che quest'estate non riuscivo ad andare al mare perché non riuscivamo a trovarci io e Ste con le ferie, ma fortunatamente siamo riusciti ad organizzare qualcosina per il weekend prossimo. Andiamo alle Cinque Terre, abbiamo scelto le Cinque Terre come località, staremo soltanto una notte, la notte tra sabato e domenica, anche perché poi lunedì lui andrà a lavorare e pure io, quindi riusciamo soltanto a fare due giorni, probabilmente meglio di niente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi ci siete già state, cosa mi consigliate, dove andare a mangiare qualcosa di buono, e cosa visitare assolutamente, cosa non devo perdermi, non ci sono mai stata. Per me e anche per lui sarà la prima volta, è un posto che veramente mi ispira tantissimo, quindi non vedo l'ora di andarci. Quindi ecco, se avete qualche consiglio utile su dove mangiare oppure cosa visitare, fatemelo sapere. Abbiamo già prenotato l'hotel, tra l'altro era tutto praticamente esaurito, tutto sold out, abbiamo fatto parecchia fatica a trovare qualcosa di carino senza spendere grosse cifre. Veramente era tutto occupato. Siamo arrivati in ritardo perché abbiamo prenotato ieri e partiamo settimana prossima, quindi abbiamo prenotato soltanto con 2 settimane di anticipo e siamo riusciti ad accaparrarci l'ultima camera di quell'hotel, fortunatamente. L'unica cosa è che i letti sono singoli perché la camera matrimoniale era esaurita e quindi probabilmente quando arriveremo in hotel andremo ad unire i due letti se sarà possibile. Vado poi a fissare il tutto con questa cipria di Benefit. Ne metto un pochettino all'interno del tappino. Una volta che la base è stata fatta, passo agli occhi e vado ad utilizzare questo ombretto in stick di Kiko nella colorazione. Vediamo se riesco a leggere perché è tutto sbiadito, un pochettino vecchio, un po' datato questo ombretto, ce l'ho da qualche anno. Nella colorazione 06 è un ombretto marrone shimmer. Solitamente questi ombretti in stick li utilizzo non su tutta la palpebra, quindi non vado a mettere il prodotto su tutta la palpebra e poi a sfumare, ma vado semplicemente ad utilizzarlo come se fosse un eyeliner, e questo colore tra tutti è uno dei miei preferiti. E questi ombretti in stick di Kiko veramente sono fantastici, se non li avete mai provati, provateli perché sono veramente ottimi, e specialmente questo colore utilizzato al posto dell'eyeliner a me piace molto, veramente lo applico in un secondo e il risultato finale mi piace veramente tanto, quindi vado a metterlo come se fosse un eyeliner e lo vado a mettere anche sulle ciglia inferiori, proprio dove c'è l'attaccatura delle ciglia.
Questo ombretto è veramente super super luminoso, questi colori in estate poi li preferisco ancora di più, mi piacciono ancora di più e volendo, come dicevo prima, però potete utilizzarlo anche su tutta la palpebra e poi andare a sfumarlo con un pennello da sfumatura e anche utilizzato in quel modo mi piace veramente tanto. Vado poi ad utilizzare il mio prodotto top per eccellenza, il mio prodotto preferito, che è sicuramente il mascara. Oggi utilizzo questo di Sephora, che devo dire non mi dispiace affatto, è un mascara che va a dare subito volume alle ciglia e lo applico sempre nel mio solito, col mio solito metodo, tenendo lo specchiettino abbassato, ormai lo sapete. Illumino leggermente l'arcata sopraccigliare con l'Eye Brow di Benefit, che mi piace anche questo tantissimo e anche lui lo utilizzo praticamente tutti i giorni, lo metto sotto l'arcata sopraccigliare e poi vado a sfumare semplicemente con le dita. Fatto questo, vado a scaldare leggermente l'incarnato con questa terra di Puro Bio nella colorazione 02 e vado a stenderlo con questo piccolo pennellino rosa di Essence, veramente molto molto carino. Questo ce l'ho da un bel po' di tempo ormai, l'ho acquistato veramente parecchio tempo fa. Passo poi al blush e oggi vado ad utilizzare questa novità di Pixie Beauty, è un blush in gel, ebbene sì, non è un blush in crema, non è un blush in polvere, ma è in gel. Vado semplicemente a metterne un pochettino sulle guance. La pigmentazione di questo blush, questo l'ho già provato, non è altissima, però dà un effetto veramente molto luminoso e super super naturale. Vedete, ne metto un pochettino sulla guancia e poi vado semplicemente a sfumare. Come potete notare è un blush veramente super luminoso, non si vede tantissimo, ma è giusto un accenno di guancia leggermente arrossata, molto naturale, questa cosa veramente mi piace molto. Passo poi a un altro dei miei prodotti preferiti che è l'illuminante, stavolta utilizzo questo, sempre di Puro Bio, ma è nella colorazione 02. Solitamente utilizzo la colorazione, vediamo se ce l'ho qua, sì, la colorazione 01, che è il classico color champagne. Invece stavolta vado ad utilizzare questo rosato e lo vado ad applicare con un pennello a ventaglio. Questo l'ho preso da Primark, i pennelli di Primark, devo dire ragazze, che mi piacciono molto, costano pochissimo e sono veramente ottimi. Ne metto un po' anche sul mento, sulla punta del naso. Questi illuminanti di Puro Bio, ragazzi, cioè guardate che pigmentazione, non so se dalla telecamera rende, sono veramente super super luminosi, veramente bellissimi, è uno dei prodotti che sto amando di più di Puro Bio. All'inizio del video vi ho detto che volevo realizzarvi in mente di realizzare un trucco che c'è ma che non si vede. E alla fine invece devo dire che questo trucco si vede perché l'illuminante è super super pigmentato e mi piace veramente tantissimo. E come ultimo step passo alle labbra e oggi voglio utilizzare uno di questi tre prodotti di Pixie Beauty. Abbiamo da una parte la tinta in gel, quindi la tinta labbra, e dall'altra parte invece abbiamo un lucida labbra, un gloss. Oggi con voi vado ad utilizzare questo fucsia, proviamolo, vediamo com'è. Visto che ho utilizzato l'illuminante rosa, perché non utilizzare anche la tinta labbra rosa? Ancora non l'ho provata, quindi sono curiosissima di vedere com'è. Devo dire che un po' come il blush, anche questi prodotti per labbra sono poco pigmentati. Sono proprio dei prodotti non troppo strong, troppo pesanti, anche perché questa tinta labbra dovrebbe essere una tinta labbra, però non è troppo pigmentata. Provo a fare una seconda passata. Sono passati un po' di minuti, la tinta labbra adesso sta iniziando ad asciugarsi, non è ancora completamente asciutta, però sta iniziando. Devo dire che ho provato tinte labbra migliori. Ho fatto quasi tre passate per avere un colore leggermente più pieno. Come dicevo prima, non sono super pigmentati. Il colore, devo dire che non è male, però devo dire che tre passate sono un po' troppe per una tinta labbra. Non è una tinta labbra coprente, assolutamente. Adesso voglio provare sopra la tinta labbra questo gloss rosa. Voglio vedere com'è, sono troppo curiosa. Questo è un gloss shimmer, un po' di brillantini all'interno. Questo è il risultato dopo aver messo il gloss. Forse per
preferivo le labbra prima quando erano leggermente più opache rispetto ad adesso, però dai, non sono male come prodotti. Se siete amanti delle tinte labbra super pigmentate che vanno a coprire in una sola passata, questi prodotti sicuramente non fanno per voi. Se invece volete un risultato molto più leggero, più naturale, meno intenso, allora vi consiglio di provarli. E basta, ho provato tutti i prodotti che avevo intenzione di provare con voi in questo video. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, se volete vedere altri mi preparo con voi, se magari vi potrebbe far piacere un mi preparo con voi con delle domande, rispondendo alle vostre domande, quindi un ask registrato in un mi preparo con voi. Fatemi sapere qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. E tra l'altro, ragazze, voglio ringraziarvi perché ultimamente state crescendo tantissimo, questa cosa mi fa un sacco piacere, quindi grazie mille, grazie di cuore a tutte. E basta, credo di aver detto tutto. Trovate qua sotto nell'info box i prodotti che ho utilizzato. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao.